Assurdo a Lecce. Un ragazzo uccide una coppia con 7 coltellate. Un folle, un matto, che al momento del suo arresto cantava una canzone. Lo vedi? Questi videogiochi ti faranno diventare un criminale. Ok, quante volte abbiamo sentito queste idiozie? Fin troppe. Ma se avessero ragione? Nah. Ma sicuramente per la legge dei grandi numeri nel mondo ci sono anche persone problematiche con lobby dei videogiochi. Come per esempio il protagonista della nostra prima storia. Ma prima parliamo di... Genshin Impact! Il gioco che quando lo presentarono fece dire a tutti: wow, è Breath of the Wild, ma... anime. Ma quando è uscito ha fatto impazzire mezzo mondo con il suo combat system, con i suoi scorci... con le cosce... Beh, nel caso proprio non lo conosceste. Sviluppato dall'azienda cinese MiHoYo, Genshin Impact è un gioco action, anime, gacha, pieno di waifu. Ma prima di lui, MiHoYo ha sviluppato anche un Kai Impact Third. Un gioco action, anime, gacha, pieno di waifu. Ma mobile. Tu hai praticamente attivato il cheat dei soldi infiniti nella vita reale. Non ho mai giocato ad Honkai Impact, ma dalle recensioni sembra un bel gioco. Mi ha rovinato la vita. Consigliato. Ma come ogni gioco gacha mobile pieno di waifu che si rispetti, anche Honkai Impact viene costantemente aggiornato con eventi speciali, che servono principalmente a farti spendere soldi nella speranza di ottenere vestitini virtuali discutibili che seguono l'ineccepibile regola per cui meno pelle coprono, più aumentano le statistiche. E qual è il primo costume speciale che vi viene in mente da far indossare ad una ragazza anime? Bravi. Cosce scoperte, scollatura al limite del legale, balletti. Non è TikTok nel 2019, ma il costume da coniglietta. Yahoo! Nel 2021, per il terzo anniversario del gioco, MiHoYo pensò di festeggiare vestendo le ragazze del gioco con costumi da coniglietta, con tanto di video di presentazione fatto con Miku Miku Dance. Ma qualcosa non andò per il verso giusto. Poco dopo, il video e tutto ciò che era collegato a questo evento sparì, lasciando spazio solo ad un post sull'account Twitter di MiHoYo che diceva essenzialmente: qualcuno ha rotto il cazzo sui design perché ci sono troppe poppe. Abbiamo annullato tutto. Ciao. In molti ipotizzarono che MiHoYo avesse dovuto piegarsi alla volontà della temibile censura cinese. Ma chissà. Comunque ora arriva il bello. La community cinese insorse prendendosela con lo sviluppatore. C'era chi si lamentava su Reddit, chi li insultava sui loro profili social, chi continuava a giocare a Honkai Impact, ma con una faccia molto arrabbiata. E tra tutti gli attivisti per la causa Boobs, uno su tutti si distinse. Lo chiameremo Kazuto, il weeb finale. Kazuto era adirato. Non poteva assolutamente rinunciare allo spettacolo di ragazze 2D vestite in modo provocante direttamente nel suo gioco preferito. Ma cosa poteva fare? Bombardare di recensioni negative con vari account il gioco su Metacritic come va molto di moda oggi? Uscire di casa e non pensarci più? Nah, Kazuto era di un altro livello. Sapeva di poter affrontare tutto e tutti. Quindi equipaggiò un coltello su una mano, un altro coltello sull'altra, usò il viaggio rapido. Allontanarsi dalla linea gialla. E arrivò a Shanghai per uccidere i cofondatori di MiHoYo. Coso, ma che cazzo? Kazuto era determinato. Era deciso, sapeva che il suo livello era alto. Ma ad aspettarlo c'era qualcuno con un livello più alto del suo. La polizia. Ciao Kazuto, divertiti a non vedere costumi da coniglietta in carcere. Ma ora passiamo da ragazze carine a idraulici baffuti. Mario. Nintendo ha tanti fan in giro per il mondo che sono talmente tanto legati ai suoi brand da creare con dedizione, duro lavoro, ma soprattutto amore, tanti splendidi fangame. Ok, la politica di Nintendo sui diritti che detiene forse è un po' troppo ferrea, e non solo nell'ambito dei fangame, ma anche in quello della pirateria. Anche se forse in questo caso è comprensibile? Meh. Storytime. Siamo nel 2009 e James, un ragazzo di 24 anni, stava dando un'occhiata alla sezione giochi di un grande magazzino in Queensland, Australia. Era lì, tranquillo, quando all'improvviso boom! New Super Mario Bros. Wii! E dico boom perché era il 6 novembre e il gioco sarebbe dovuto uscire ben una settimana dopo. Il ragazzo non si fece scappare l'occasione, lo comprò e tornò a casa. Era talmente contento che voleva condividere questa gioia con altre persone e allora andò su internet, che è decisamente il peggior luogo in cui esternare le proprie emozioni. Quello che successe fu più o meno: ehi ragazzi, ho trovato New Super Mario Bros. Wii, sono troppo contento! Stai mentendo. In breve, i membri del forum volevano delle prove. Così James prese il telefono, scattò delle foto del gioco in punti precisi per non spoilerare troppo, le sfocò su Photoshop e poi caricò l'intero contenuto del dischetto sul forum, che fu scaricato 50.000 volte. Oh oh, vedo solo un modo in cui questa storia possa finire. Okidoki, stai attento! Il tuo culo adesso è di Nintendo. Nintendo denunciò il ragazzo, vincendo prevedibilmente la causa e condannandolo a pagare 1.500.000 di dollari canadesi e anche altri 100.000 di spese legali.
Unlucky. E come se non bastasse, Nintendo 3 anni dopo per il lancio della remastered di Wind Waker gli mandò a casa una figura di Ganondorf per essere un buon cliente. Ti diverti a prendermi per il culo, eh? Ma ora basta parlare di Nintendo, anche perché nell'ultimo video ho ricevuto commenti tipo: hai mai toccato una PlayStation? Yep. Quindi la prossima storia è sulla PlayStation. Contenti? Correva l'anno 2019, quando un ragazzo francese, Adal, decise di guadagnare un po' di soldi. Allora entrò in un supermercato, vide una PS4 e disse: potrei comprarla e rivenderla ad un prezzo più alto. C'era solo un piccolo problema. La console costava ben 340 euro. Ma sapete cosa costava meno di una PS4? Delle arance! Così Adal pesò la PS4 sulla bilancia, le fece credere che fossero delle arance, ci schiaffò sopra l'adesivo e andò alla cassa automatica. Ed ecco a voi il life hack che gli ha permesso di pagare una PS4 solo 9,29 euro per poi rivenderla a 100 euro. Stonks! Ma un uomo di successo come Adal non si sazia mai. Voleva di più, voleva molto di più. Così il giorno dopo tornò al supermercato, prese la PS4, schiaffò sopra l'adesivo, andò in cassa e la pagò nuovamente 9,29 euro. Restonks! Ma questa volta c'era la polizia ad aspettarlo. Not stonks. Il ragazzo francese così non guadagnò 100 euro ma ben 4 mesi di carcere e il bando al supermercato. E sapete cos'altro è un crimine? Non lasciare mi piace, non iscriversi e non attivare la campanella delle notifiche. Fatelo! Per favore.